Quest'uomo vale 500 dollari. E quest'uomo li incasserà. È Jake Cahill. E la sua legge è Bounty Law. Non ne riconsegni mai uno vivo tu, Jake? Non quando sono in tre contro di me. Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio. Che vai cercando, Bounty Killer? Cerco un fuorilegge a cui spaccare in due la mascella. I dilettanti cercano di riportarli vivi. I dilettanti però non ce la fanno. Che siate morti o vivi, siete solo il simbolo di un dollaro per Jake Cahill in Bounty Law. Il giovedì alle 8:30, solo sulla NBC. Benvenuti, bentrovati a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu. Oggi vi parlerò di un film del 2019, recentissimo per Film alla Radio. C'era una volta a Hollywood. Il film è il nono lungometraggio di Tarantino, che lo ha scritto, diretto e coprodotto. Si tratta di un omaggio a Hollywood dell'epoca, ricca di riferimenti a film, serie, attori, registi, canzoni e luoghi reali, ma anche di elementi di finzione e revisionismo storico, come già fatto da Tarantino in altri suoi film come Bastardi senza gloria e Django Unchained. Il film ha richiesto una grande opera di ricostruzione scenografica per ricreare l'atmosfera e lo stile degli anni 60 e ha avuto un cast stellare che include Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Barbie, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Dakota Fanning, Luke Perry, Damian Lewis, Emile Hirsch e molti altri. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2019, dove ha ricevuto una standing ovation di 7 minuti e ha ottenuto 10 candidature agli Oscar, vincendone 2, miglior attore non protagonista, Pitt, e migliori scenografie. Eccolo! Eccolo! Sono Rick Dalton. Molto piacere, Mr. Schwartz. Chiamami Marvin. Qua la mano. È tuo figlio? No, è la mia controfigura, Cliff Booth. Ieri sera ci siamo visti due film con Rick Dalton. Sparatorie! Quanto mi piace tutti quei morti. Tanti morti. Qualcuno qui ha ordinato Krauti Flambé? Bruciate, nazisti di merda! Sei un attore? No, uno stuntman. Sei sempre con Rick, eh? Sempre qui. Puoi fargli tutto quello che vuoi. Ti ho scritturato per fare l'attore, Rick, non il cowboy televisivo. Puoi fare di meglio. Battuta? Stop! Che figura ridicola ho fatto di fronte a tutta quella gente! Cazzo! Avanti, socio, che ti prende? Beh, ufficiale, vecchio mio. Sono roba passata. Eccomi qui, col culo per terra. E chi è venuto a vivere vicino a me? Sono Sharon Tate. Sono in questo film. C'è anche lei. Eccomi, faccio Miss Carlson, l'imbranata. A Charlie piacerai. In questa città può cambiare tutto all'improvviso. Ehi! Sei Rick Dalton, cazzo. Non dimenticartelo. Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 e segue le vicende di Rick Dalton, un attore televisivo in declino che ha interpretato il protagonista di una serie western chiamata Bounty Law,
e della sua controfigura e amico Cliff Booth, un veterano di guerra che fa anche da autista e tuttofare per Rick. I due cercano di farsi strada nell'industria cinematografica hollywoodiana, che sta cambiando rapidamente, e si ritrovano ad essere vicini di casa di Sharon Tate, la giovane bella attrice sposata con il regista Roman Polanski, e di Jay Sebring, il suo ex fidanzato e parrucchiere delle star. Il film si svolge nell'arco di 3 giorni non consecutivi, l'8 febbraio, il 9 agosto e il 10 agosto. Quest'ultimo coincidente con il massacro di Cielo Drive, in cui i seguaci di Charles Manson uccisero brutalmente Tate, Sebring e altre 3 persone. Rick Dalton è una ex star di una serie western degli anni 50, Bounty Law, che ora fatica a trovare ruoli di rilievo nel cinema. La sua unica consolazione è la sua amicizia con Cliff Booth, la sua controfigura e autista personale, che lo aiuta a gestire la sua insicurezza e i suoi problemi con l'alcol. Rick viene avvicinato da Marvin Schwartz, un produttore che gli propone di recitare in alcuni spaghetti western in Italia, ma Rick rifiuta, ritenendo il genere inferiore, come ti sei permesso. Rick scopre inoltre di abitare accanto a Roman Polanski e Sharon Tate, due delle personalità più in vista di Hollywood. Murder, revenge, and passionate intrigue. Bernalisi stars in the Los Angeles television premiere of Love, Hate, and Dishonor, Saturday at 9 on KHJ TV9. Gina, Gina, Gina! Dal sorriso di un angelo. Salve, Mr. Schwartz. Oh, salve, Gina. Avrei appuntamento con un bellissimo cowboy, c'è? La sta attendendo al bar. Bene! Visto che ho appena finito di guardare un cazzo di Rick Dalton Film Festival, direi che so chi sei. Guarda, mano. Beh, un vero piacere, Mr. Schwartz, e grazie per tanto interesse. Schwartz, non Schwartz. Ah, porca puttana madre. Scusi tanto. È un vero piacere, Mr. Schwartz. Chiamami Marvin. Marvin, chiamami Rick. Rick? Sì. Oh, questo è tuo figlio? Mio figlio? No, lui è la mia controfigura, Cliff Booth, sì. Tanto piacere. Lavoriamo insieme dalle ultime 2 stagioni di Bounty Law, la mia macchina è rotta e lui mi accompagna. Questa è una sonora cazzata. A Rick hanno ritirato la patente per troppe multe in stato di ebbrezza. Cliff ora lo porta dappertutto. Sembrerebbe un buon amico. Ci provo. Ti porto i saluti da parte di mia moglie... Mary Alice Schwartz. Ah, che carina. Grazie tante. Ieri sera abbiamo visto 2 film di fila con protagonista Rick Dalton. Oh, beh. È insieme lusinghiero e imbarazzante. Che avete visto? Copia 35 mm di Tanner, di 14 pugni di McCloskey. Spero che Rick Dalton in 2 film di fila non sia stato penoso per te e la signora. Oh no, penoso. Andiamo. Ma cosa dici? Mary Alice adora i western. Da fidanzati guardavamo solo western. E ci siamo goduti Tanner. Ah, oh, che carino. È molto buono. Alla fine lei va a letto, io apro una scatola di Havana... Me ne accendo uno e mi verso un po' di cognac e mi guardo i 14 pugni di McCloskey. Che filmone. Buon film, sì. Che serata passata. Sparatorie. Adoro questa roba, tutti quei morti. Eh sì, tanti, tanti, sì. Signori, il piano è richiamare le forze o ricacciare alleati verso il mare. Qualcuno qui ha ordinato Claudi Flambert!
la scena del lanciafiamme è terribile. Quindi si tratta di un omaggio questo film alla Hollywood dell'epoca, ricca di riferimenti a film, serie, attori, registi, canzoni e luoghi reali. E come al solito sono anche elementi di finzione e di revisionismo storico, come già fatto in altri film. La fotografia è stata molto curata in questo film. Alcune scene vennero girate direttamente in bianco e nero, anche in 70 mm, in Super 8 e in 16 mm. Questo per dare la sensazione di retro, ma anche di contemporaneo al film. Sharon Tate va al cinema a vedere il suo ultimo film, L'armata degli eroi, e si gode il successo e l'ammirazione del pubblico. Cliff Booth, invece, si reca al Ranch Spahn, una vecchia location cinematografica dove ha lavorato in passato e che ora lo ospita la comune di Charles Manson. Cliff sospetta che i membri della setta stiano sfruttando il proprietario, George Spahn, un anziano quasi cieco, e decide di andare a controllare. Cliff incontra George, che sembra essere in buone condizioni, ma viene aggredito da Tex Watson, uno dei seguaci di Manson, che gli fora una gomma della sua auto. Cliff reagisce, picchiando Tex e costringendolo a cambiare la gomma, mentre gli altri membri della setta lo minacciano. Sinatra, with Tom Smothers as Master of Ceremonies, will appear in concert for the Neighbors of Watts benefit April 28th. There are fearful pictures on his skin, but the most fearful thing is tattooed on his soul. The Illustrated Man, Ray Bradbury's masterpiece of the supernatural, an incredible journey to the outer limits of imagination. Ah, va bene, resta in lei e spera nell'episodio pilota, allora. No, sono troppo insicuro, così è inutile che speri in qualcosa. E poi la Scream Gems ha qualcosa da ridire su di me, lo sai, dai. Figurati, hai fatto Bounty Law? Non mi perdoneranno mai per l'ultima stagione. Comunque la rigiri, sarò sempre quella testa di cazzo da ringraziare se Bounty Law ha chiuso perché ho scelto di fare una mediocre carriera nel cinema. Conosco? No, non lo conosci, se per questo neanche te lo presento, perché non ti piacerebbe. Perché? Porco cane. Quello era Polanski. Era Roman Polanski. In un mese che vive qui è la prima volta che lo vedo. Porco cane, ma dimmi tu. Ti racconto una storia. Lei era fidanzata con lui. Poi lei volò in UK per fare un film con lui. E ruppe il fidanzamento con lui. E sposò lui. Poi loro si trasferirono a Los Angeles e tutti e tre divennero inseparabili. Davvero? E come mai? Jay ama Sharon, ecco come mai. E Jay sa che quanto è vero che Dio ha creato il mondo, uno di questi giorni quel cazzone polacco farà la cazzata e quando avverrà Jay sarà con lei. Beh, una cosa è sicura. Sì? Cioè? A Sharon piacciono di un certo tipo. Carini, bassi, pieni di talento e che sembrino dei dodicenni. Già. Non ho mai avuto una chance. I
Il film ha richiesto una grande opera di ricostruzione scenografica per ricreare l'atmosfera e lo stile degli anni 60 e ha avuto un cast stellare che include, come abbiamo detto all'inizio, DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Ma c'è anche Al Pacino insieme al cast stellare. Rick Dalton accetta di recitare una serie western, Lancer, dove interpreta il ruolo del cattivo. Durante le riprese Rick si dimentica le battute e ha una crisi di nervi, ma riesce a riprendersi e a impressionare il regista e la sua giovane coprotagonista, Trudy Fraser. Cliff Booth, invece, porta il suo cane Brandy a casa di Rick e si prepara a guardare il suo amico in televisione. Mentre in macchina Cliff vede Pussycat, una ragazza della setta di Manson, che fa l'autostop e decide di darle un passaggio. Pussycat lo porta al Ranch Spahn, dove Cliff scopre che i membri della setta hanno tagliato il filo del telefono e hanno intenzione di uccidere tutti gli abitanti della zona. Diretto e coprodotto da Quentin Tarantino, C'era una volta Hollywood è il capitolo conclusivo della trilogia del revisionismo storico di quest'ultimo, della quale fanno parte anche altri due film, Bastardi senza gloria del 2009 e The Django Unchained del 2012. Questa raccolta si riferisce ai film scritti e diretti da Tarantino che vanno a riscrivere la storia dando voce agli innocenti e permettendo loro di avere una rivincita su ciò che è realmente accaduto. Proprio perché C'era una volta Hollywood porta sullo schermo un racconto tratto dalla realtà, ma con scene che si svolgono in maniera diversa, il film viene considerato un semi-realistico. Inizialmente era stato pensato come un romanzo, poi divenuto un film successo, C'era una volta Hollywood era inizialmente ideato da Tarantino come un romanzo, al quale ha lavorato per circa 5 anni. Durante il processo di creazione, il regista si è reso conto che la storia avrebbe reso meglio, funzionato meglio sul grande schermo piuttosto che sulla carta. Inoltre il film è un inno d'amore alla città di Los Angeles. L'uso della computer grafica è stato ridotto all'osso, infatti per ricreare le ambientazioni della Los Angeles del 1969 Quentin Tarantino ha scelto di non affidarsi completamente alla computer grafica, bensì di ridurne l'utilizzo prediligendo ove possibile i luoghi reali che potessero adattarsi alla narrazione, seppur, come spiegato dalla scenografa del film Barbara Ling, Los Angeles non sia proprio conosciuta come una città dotata di spirito di conservazione. Pertanto quanto richiesto da Tarantino si è rivelato piuttosto difficile. La CIA inoltre ha sospeso l'uscita del film nelle sale. Ciò è accaduto in seguito alle lamentele mosse dalla figlia di Bruce Lee. Quest'ultimo infatti è presente nella narrazione interpretato da Mike Moe ed è protagonista nel film di una rissa con Cliff Booth sul set del Calabrone Verde, e a riguardo la figlia dichiarato di non voler sentire le persone ridere del padre e che quest'ultimo non era come è stato dipinto nel film. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2019, dove ha ricevuto ben 7-8 minuti di applausi e anche 10 candidature agli Oscar. Il cast del film, ci sono molti attori famosi, e questo l'abbiamo già detto, perché interpretano sia personaggi di fantasia che personaggi reali. Margot Robbie è Sharon Tate, la co-protagonista del film, una giovane e splendida attrice che ha recitato in film come La Valle delle Bambole, Rosemary Baby, anche Barbie, è sposata con il regista Roman Polanski, interpretato da Rafal Zawirusha, e incinta al suo primo figlio. È allegra, spensierata e amante della vita. Nel film la vediamo andare al cinema a vedere il suo film e far festa con i suoi amici, ballare e ascoltare musica, e ignara del tragico destino che la attende. 6 mesi dopo, Rick Dalton torna dagli Stati Uniti dopo aver girato alcuni film in Italia, tra cui un western all'italiana, quelli che non voleva fare, e un film di spionaggio.
Rick è accompagnato dalla sua nuova moglie, Francesca Cappucci, un'attrice italiana. Rick è insoddisfatto della sua carriera e pensa di ritirarsi, ma Cliff lo incoraggia a non mollare. Rick e Cliff decidono di passare una serata insieme prima di separarsi, visto che Rick non può più permettersi di pagare Cliff come sua controfigura e autista. I due vanno a cena in un ristorante messicano dove incontrano Jay Sebring, un parrucchiere amico di Sharon Tate, che li conosce e li saluta. Ciao, Randy. Cliff? Così stai sempre con Rick, eh? Sempre qui. Lui c'è? Sì, ma bussa. Tu basta che gli fai mettere il costume. Ci stai? Cosa vuoi che combini? E se ti serve, ce l'hai, ci stai? Bene, dovrei andare a discutere con l'assistente Sarte. Se penso quante stronza, non lo so. Dai, ti prego, io. Su, Randy, ti chiedo di tendermi una mano. Se sì, la risposta sì. È no, la risposta è no. Non un no con le scuse. Amico, questo non è un film di Andy McLaggen, lo capisci, no? E non posso scritturare un mucchio di gente che fuma sigarette e se ne sta a chiacchierare tutto il giorno con l'idea che potrei usarli. Io qui ho 4 uomini, Rick. Se ne voglio altri, me li devo far approvare. E comunque ci tengo parecchio ai miei ragazzi. Ehi, se uno dei tuoi fosse adatto a me, ti direi ok, mi hai convinto, ma non è questo il caso, lo sai. Lui non si sa quanto cazzo è uguale sì, a me. Sì, sì, no, ehi, no. Lui no. Ti fa tutto quello che vuoi tu. Fallo buttare da un palazzo, eh? Dagli anche fuoco, investilo con una Lincoln, dai. Sii creativo, fa quello che vuoi. Lui sarà felice per l'opportunità. Rick. Sì. Non mi piace. E non mi piacciono le vibrazioni che porta sul set. C'è qualche vecchia ruggine fra voi? Oh, andiamo, amico. Cosa? Cosa? Quello ha ucciso la sua cazzo di moglie. Andiamo, amico. Non ti berrai queste stronzate, vero? Sì, Rick, me le bevo. E lavoro con mia moglie. E se le beve anche lei. Non lo vuole, dice che è inquietante. Prende. Hai paura che racconti a Jim Morrison che ballavi con Paul Revere and the Raiders? Sono troppo dozzinali per te. Chi è questo stronzo capellone? Dica, posso aiutarla? Sì, ciao, sto cercando Terry. Sono un amico di Terry e Dennis Wilson. Beh, Terry e Candy non vivono più qui, ci abitano i Polanski ora in questa casa. Davvero? Ha traslocato? Accidenti. Non è che sai dove? Chi è Jay? Non è niente, cara, è un amico di Terry. È il sentiero là dietro. Gentilissimo. Signora! Salve. Salve. Ti disturbo se mi siedo a leggere un po' anch'io? Non lo so. Mi disturbi? Cerco di evitarlo. Siedi. Tu non vai a pranzo? Ho una scena dopo pranzo. Sì? Pranzare prima di una scena mi rallenta i riflessi. Credo faccia parte del lavoro dell'attore, e dico attore, non attrice, perché la parola attrice è priva di senso. È lavoro dell'attore evitare impedimenti alla sua performance. È lavoro dell'attore sforzarsi di dare il 100% del suo rendimento. Naturalmente non ci riusciamo sempre, ma è il perseguimento quello che conta. Chi sei tu? Puoi chiamarmi Marabella. Marabella come? Marabella Lancer. No, come qual è il tuo vero nome? Sul set preferisco che mi si rivolga solo col nome del personaggio. Mi aiuta a entrare nel realismo della storia.
Ho provato i due metodi e noto che sono sempre un po' meglio se non esco dal personaggio. E se posso essere meglio, voglio il meglio. Decisamente decisa Marabella. Leonardo DiCaprio è Rick Dalton, il protagonista del film, un attore televisivo che ha avuto successo con la serie Bounty Law, ma che ora si trova in crisi e accetta ruoli da cattivo in altre serie di film di serie B. È insicuro, alcolizzato, nostalgico del suo passato glorioso. Cerca di rilanciare la sua carriera con l'aiuto del suo agente Marvin Schwartz, interpretato da Al Pacino, come dicevamo poc'anzi, che gli propone di andare a fare dei film spaghetti western, ma che lui prima rifiuta, poi effettivamente li farà. Quella stessa notte, quattro membri della setta di Manson, Tex, Sadie, Katie e Flower Child, si dirigono verso la casa di Polanski, armati di coltelli e pistole, con l'ordine di uccidere tutti i presenti. Lungo la strada, però, si fermano davanti alla casa di Rick, che li rimprovera per aver fatto rumore con la loro auto. I quattro cambiano allora il loro piano e decidono di uccidere Rick e Cliff, credendo che siano simboli della Hollywood corrotta che ha plagiato le loro menti con i suoi film violenti. I quattro si introducono nella casa di Rick, ma vengono affrontati da Cliff, che è sotto l'effetto di un acido, e del suo cane Brandy, che li attacca ferocemente. Gli attori del film C'era una volta a Hollywood non erano a conoscenza del ruolo che avrebbero giocato sino alla loro audizione. La sceneggiatura di Quentin Tarantino era segreta. La prima a entrare nel progetto, Margot Robbie, e avrebbe interpretato il ruolo di Sharon Tate. A novembre del 2017 entra in gioco anche Leonardo DiCaprio, che accetta, nel gennaio successivo, di partecipare per la seconda volta ad una sfida di Quentin Tarantino. DiCaprio e Tarantino sviluppano insieme il personaggio e rende implicito questo lavoro in equipe che il personaggio soffrisse di una sorta di disturbo bipolare di cui Tarantino caratterizzò il personaggio. Lo stesso mese Al Pacino è entrato in trattative per interpretare l'agente Marvin Schwartz, l'agente di Rick Dalton, un ruolo che Tarantino aveva scritto appositamente per lui perché doveva essere nel suo film e giocare il ruolo importante tra quello di Leonardo DiCaprio e quello che poi sarà di Brad Pitt, entrato nel cast nel ruolo di Cliff Booth, per il quale era stato preso in considerazione anche Tom Cruise, ma il regista si convinse che Pitt fosse la scelta giusta dopo che Brad Pitt si è presentato a casa sua per discutere di questo ruolo proprio con un DVD del film Billy Jack, da cui Tarantino aveva preso proprio ispirazione per quel personaggio e che per una coincidenza intendeva proprio mostrare a Pitt in occasione del loro incontro. Anche Pitt, come aveva fatto Leonardo DiCaprio, pur di partecipare al film, ridotto la sua paga per non gravare eccessivamente sul budget del film stesso. Ricordiamo che in quel periodo qualcuno aveva dovuto rinunciare a partecipare alla produzione e Tarantino aveva assunto su di sé tutto il costo del film. Chi non ricorda Leonardo DiCaprio in Django Unchained del 2012 e Bastardi senza gloria del 2009, Brad Pitt. In questo film sono l'uno lo specchio dell'altro, quasi a confondersi, dietro le fila che muove proprio Al Pacino, come Quentin aveva voluto. Del resto il cast è fatto di gioco di ruoli, gioco di personaggi, personaggi veramente esistiti, attori e ruoli inventati e anche attori scelti per completare il cast stellare, come Burt Reynolds. Il ruolo pensato per lui era quello del proprietario del ranch della Manson Family. Il celebre attore, però, è deceduto il 6 settembre 2018, avendo il tempo di prendere parte per gran parte delle prove, ma non di girare le proprie scene. Il ruolo fu assegnato a Bruce Dern, ma Tarantino ha voluto omaggiare la stella in qualche modo
Il cameo che viene richiesto a Dalton è basato sul ruolo di Reynolds. Un ultimo saluto quindi ad un'intramontabile leggenda di Hollywood. Brad Pitt è Cliff Booth, la controfigura è amico di Rick, un uomo affascinante, abile e leale, ma anche scontroso e violento. Ha un passato oscuro che include la morte sospetta della sua moglie e la sua partecipazione alla guerra del Vietnam. Vive in un caravan con il suo cane Brandy e fa lavori per Rick, come guidare la sua auto, sistemare la sua antenna o accompagnarlo sul set. Durante il film si imbatte in una ragazza hippie di nome Pussycat, interpretata da Margaret Qualley, che lo porta al ranch Spam, dove vive la setta. Cliff uccide Katie e ferisce gravemente Tex e Sadie, mentre Flower Child scappa. Rick, che era nella sua piscina ad ascoltare la musica, viene sorpreso da Sadie, che gli spara, ma manca il bersaglio. Rick, furioso, prende il suo lanciafiamme che aveva usato in un film e la brucia. Sadie, viva! Signore, che ore erano quando ha affrontato gli intrusi? Sarà stato verso mezzanotte. Verso mezzanotte? Sì. Come sa che era mezzanotte? Ero in cucina a fare margarita e ho sentito un rumore di marmitta e ho guardato l'orologio e faceva mezzanotte. Mezzanotte esatta? Magari sì, magari mezzanotte e cinque, non so bene. E non li ha più rivisti finché la donna non l'ha aggredita in piscina? No, no. Che cosa hanno fatto i responsabili? Responsabili? Erano degli stronzi hippie. Due hanno sfondato quella porta e il ragazzo hippie ha detto di essere il diavolo. E ha detto: sono qui per compiere certi cazzi del diavolo. Non testualmente, ma... Certi cazzi del diavolo? Sì, certi cazzi. E vedo questa ragazza impazzita in casa mia con un coltello in mano. E Cliff invece stava lottando con un altro ragazzo e un'altra ragazza e c'era sangue dappertutto. Ora via, partiamo. Ehi, un momento, in quale ospedale ti portano, Cliff? Ti raggiungo lì, eh? Ah, non devi raggiungermi in nessun ospedale. Occupati della tua signora. Ehi, ha appena preso 5 pillole di sonniferi. Dormirà fino al Columbus Day. I ragazzi dovranno ritornare perché qualcuno dovrà rianimarla. Ehi, non muoio mica, dai. Magari zoppo, ma morto mai. Non è ancora la mia ora, amico. Va bene. Che ci stai a fare in una sala d'aspetto? Vatti a stendere nudo con quella bella creatura. Vieni a trovarmi domani. Porta i bagel. Puoi fare qualcosa per me? Sta con Brandy. Sarà ancora un po' sotto shock questa sera. Magari vuole dormire con te. Me lo chiedi. Sta dormendo con Francesca da un pezzo. Rischi che non te la ridà. Dobbiamo andare. Va bene, Cliff. Vai. Ci vediamo domani. Ehi! Ehi! Sei un buon amico, Cliff. Ci provo. For a walk on a wind.
stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Such a winter's day, yeah. Well, baby, all the leaves are brown. The sky is gray. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was bitter, if I was in LA. Porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor, nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. La polizia arriva e soccorre Cliff, che viene portato in ospedale. Rick parla con Jay Sebring, che gli spiega che i quattro erano dei pazzi che volevano uccidere Sharon Tate e i suoi amici. Sharon, che ha sentito il trambusto, chiama Rick al citofono e lo invita a entrare nella sua casa. Rick accetta e fa amicizia con Sharon e gli altri ospiti, mentre il film si conclude con la scritta «C'era una volta a Hollywood». Io vi ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungoro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato la copertina del podcast che vedrete a breve. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie Film alla Radio su radioincontri.org, su marcopieroni.it, ma anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao! Jay, caro, è tutto a posto? Adesso è tutto tranquillo, cara, ma degli hippie sono entrati nella casa a fianco. Oh mio Dio, ma è terrificante. E stanno tutti bene? Ne stavo parlando in questo momento con il tuo vicino di casa. Rick Dalton? Sì, sono io. Oh, beh, ciao vicino. Allora tutti bene? Sì, Sharon, adesso tutti bene? Anche tu stai bene? Oh, sì, anch'io, grazie per il pensiero. Rick, ti andrebbe di salire in casa per un drink a conoscere gli altri miei amici? Sì, certo. Grazie. Urrà! Bene, ti apro, sali. Un caro saluto da Lucia Pareti. Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto. Un saluto da Fernanda Cherubini. Un saluto da Senza Rumore. Jay Sebring. Ehi, piacere. Sì. Piacere, Jay. Piacere mio. Insomma, hai avuto una notte d'inferno. Oh, sì, non ne hai idea.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio. Kentucky woman, she gets to know you, Kentucky woman.